Bentornati a SOS Arezzo TV, buonasera a Beppe Marconi. Ciao Fabio. Abbiamo un gradito ospite. Sì, abbiamo l'architetto per eccellenza. L'architetto Gubi, bentornato. Buonasera, grazie. Siamo già visti col sindaco in trasmissione, abbiamo una bellissima trasmissione. Sì. Abbiamo parlato del centro storico. Ah, non vi ho visto io. Ho fatto vedere delle slide, sì. Molto interessanti. Sì, centro storico, adesso siamo in carnevale. Siamo in carnevale, però in realtà non è che parliamo del carnevale, non è che inizia adesso, più tardi. Sì. Quando iniziate? Il 28. Dove lo fate? Caposcuola di Fiorentina. Sempre lì a Caposcuola. Perfetto. E le logge Vasari, ce ne eravamo occupati a dicembre, sì, per farvi vedere più volte. L'ultima volta a dicembre. Lo stato di degrado totale di queste logge Vasari. Ho visto il vice sindaco che ha presentato il piano, sì, che partirà da settembre. Sì. Sì, perché ha detto non vuole tranciare l'estate perché ci sono attività commerciali che d'estate lavorano, poi c'è il Saracino, dopo il Saracino inizia a fare metà logge da Piazza San Martino fino alla scalata centrale che porta sul Prato e poi dopo rifarà le altre. Ha avuto anche un grosso contributo da parte di chi l'ha avuto, 50.000 euro a casa di Firenze. Poi, bene, finalmente. Una bella notizia. Finalmente. Sì. Sei un po' serio. Non la vedo convintissimo. No, sì, sono belle quando si vedono finite. È un annuncio per quella canzone. Per adesso è un annuncio, solo che le logge Vasari bisognerebbero di un dibattito. E per esempio il lamento dell'assenza completa della categoria degli architetti, categoria a cui appartengo, che sarà stata informata dei fatti, noi iscritti non abbiamo saputo nulla, una volta perlomeno dibattevamo, portavamo poco fieno in cascina, però era una cosa importante. Ecco, queste logge di cosa avrebbero bisogno? Del bruschino. Bella, bella come espressione, bravo. Basta, ha detto la verità, qui. Se sentiva di questo. Ma il bruschino porta via il cemento, l'intonaco, ma in molte c'è anche l'intonaco, che bruschino dopo i mattoni li porta via. No, quando ho detto bruschino ho immaginato che certi materiali nobili, intesi come pietra, come ferro battuto, come travertino, non abbisognino di nessun apporto. Ovviamente l'intonaco, che è una cosa apportata, una cosa sopra la muratura, se è caduto va ripristinato, ma solo quello. Quindi il resto va lasciato così com'è, certo. Okay, va conservato. Okay. Però, insomma, era uno spettacolo davvero brutto per chi veniva in Piazza Grande. La più bella piazza della città d'Arezzo, vedere le logge in quelle condizioni faceva veramente pena, dai, su. Ecco. Non si dà un'immagine bella della città. No. Chi l'ha detto brutto? No. Secondo quale canone? Secondo me. Secondo noi. Sbagli. Il canone IKEA sicuramente lo può definire un oggetto brutto. Come un tavolo del 400, non ci sono, ma 600-700, un pochino martoriato dall'uso, secondo il canone IKEA è da buttare. Invece fortunatamente c'è qualcuno che pensa al contrario. Io userei solamente il bruschino per pulire queste parti nobili e una nuova malta, non colorata peraltro, per gli intonaci che non ci sono più. Tra l'altro, ti ricordi, si parlava due settimane fa, quando eravamo stati lì vicino, anche di quei palazzi totalmente vuoti, che si diceva è difficile che il comune riesca a venderli, come l'ex sede della Banca d'Italia, come Palazzo altri Carbonale. Palazzi. Cosa si potrebbe fare in questi palazzi? Dunque, la ringrazio. Facciamo una seconda puntata. Ma che è poi seconda puntata? La ringrazio della domanda. Come si suol dire? Politica. Esatto, sì. E le rispondo evocando delle risposte classiche. Quando un politico le dice faccio un museo, segnala che questo non c'è mai entrato in un museo. Quindi delegare contenitore di qualcosa di aulico, di importante, di nobile, significa avere la testa e il cervello vuoto. Penso che basti così. Ce n'è per tutti. Ci vediamo domani, grazie. Ciao. Scusi, abbia pazienza. Sì.
cosa ci farei? Io, come ho già avuto modo di dire, ci porterei persone. Non entro nel problema degli US soli perché è troppo importante e veramente vibrante, e qui sono serio. Ma le persone rivitalizzano un centro antico, e più persone ci si mettono e più si può pedonalizzare, perché si creano persone che difendono questa cosa. Un esempio su tutti: se uno volesse dire pedonalizziamo Piazza San Domenico, sarebbe ridicolo, gli riuscirebbe subito perché non ci passa nessuno, però l'ha pedonalizzata, andrebbe in Europa e dice ho pedonalizzato una piazza nel centro. Questi sono degli imbecilli. Questi chi non si sa. Chiunque. Nella chiunque la pensa così. Faccia correre. Chiunque la pensa così. Perché io non mi va di sparare delle cose. Ma si ricordi che chi dice ci faccio un museo sono lustri che non è mai entrato in un museo. Bene. Grazie Beppe. Ci vediamo. A domani.